Siamo con Paolo Bertagni, che è il responsabile dell'evento Discover Italy. E ben trovato intanto, grazie per averci accolto anche quest'anno. Sono passati 6 mesi dall'ultimo evento. Avete raddoppiato, ecco, questo è importante perché in un momento difficile come questo non è scontato. No, non è scontato in un momento come questo, infatti ci eravamo posti uno a consolidare quello che eravamo riusciti a portare a settembre scorso, quindi soltanto 6 mesi fa, e siamo riusciti, anzi con un piccolo incremento, e poi devo dire abbiamo raddoppiato la durata e quindi abbiamo raddoppiato i numeri sul secondo giorno che non esisteva, e quindi siamo riusciti a portare a casa veramente un evento inaspettato, ma evidentemente il lavoro di tutti e soprattutto la ricerca della qualità dei partecipanti, soprattutto dei buyer, sta dando i suoi frutti, perché questa è la grossa differenza tra noi e gli altri eventi che magari a livello numerico sono un po' più grandi. Ecco, quest'anno abbiamo detto si è diviso in due, oggi è dedicato agli stranieri, domani invece al turismo nazionale di prossimità. Sì, è un'evoluzione che c'è stata nel mercato negli ultimi anni. Gli stranieri non potevano venire in Italia, quindi diciamo che le agenzie di viaggio si sono inventate un nuovo ruolo, quindi quello di vendere la destinazione Italia ai propri clienti, il cosiddetto turismo di prossimità, e quindi abbiamo pensato di dedicare una giornata intera a questo turismo di prossimità, quindi oggi stranieri che vendono quindi ai propri connazionali il territorio italiano, domani invece a operatori italiani che vendono a italiani il proprio territorio. Logicamente vendono il proprio territorio, l'operatore calabro vende il territorio di un'altra regione, logicamente non il proprio. Certo. Prossimo evento quando si terrà? Si terrà il 30 e il 31 di marzo del 2023, le date sono già state fissate una settimana prima, quindi rispetto a quest'anno, semplicemente perché la Pasqua anticipa. E ci saranno novità? Ci sarà la novità che quest'anno, diciamo, la seconda giornata era facoltativa, quindi poteva essere scelta, mentre l'anno prossimo l'evento sarà di 2 giorni e quindi si parteciperà, tutti parteciperanno all'evento di 2 giorni. Beh, allora non vediamo l'ora di venire il prossimo anno al nuovo evento e di magari risentirci e vedere assolutamente, come assolutamente. Va bene? Grazie. Bocca al lupo allora per la stagione. Grazie mille. Buon lavoro. Grazie.